Vittoria per il Gozzano grazie alla firma del solito Segato. Per i rossoblù sono 3 punti d'oro in vista del turno infrasettimanale col Varese. Il Como tiene il ritmo, ma le lunghezze di vantaggio per i ragazzi di Gaburro rimangono 3. In eccellenza continua l'appassionante duello in vetta tra le Grange Trino e lo Stresa. Vercellesi vittoriosi nel derby col Borgo Vercelli, mentre i borromaici sono passati con la doppietta di Agnesina ad Arona. Successo anche per il Baveno col Pavarolo. Sul fondo della classifica tutto è riaperto con il trionfo al Poscio di Villa d'Ossola da parte del Piedimulera. Juventus Domo KO 1-0, dagli 11 metri decisivo Giovanni Romano. Verbagna vince a San Maurizio Canavese, Roce Show con il Lucento. Quarta vittoria di fila, 8° risultato utile per i ragazzi di Rotolo. Promozione, tutto invariato in testa. Accademia Borgomanero ok a Pieve Vergonte col Fomarco per 4-2, mentre Città di Verbagna piazza un altro colpo in esterna col Dufour Varallo. Bene anche Lomegna nella sfida con il Ronco Fulgor Valdengo. Capitolo basket, bene la Paffoni Omegna nell'anticipo con Montecatini, 79-66 convincente da parte dei ragazzi di Ghizzinardi, nonostante i numerosi infortuni. Grave sconfitta invece per la Mami Oleggio contro la Robur Varese, addio playoff per la squadra di Passera. Punteggio finale 77-66 in favore di Varese. Per la Vinaville Cipir Domodossola è stata una domenica bestiale. Trionfo in casa contro Crocetta per 64-53 e differenza canestri ribaltata in vetta alla classifica.